Siamo ai Dani Sinni, nel cuore di Palermo, dove un'importantissima esperienza di rigenerazione urbana sta provando a cambiare il volto di questo territorio. Siamo partiti da qui, da questa città, per il viaggio attraverso l'Italia di 5 deputati. Io, Paolo Lattanzio del Movimento 5 Stelle, Alessandro Fusacchia del Gruppo Misto, Lia Quartapella del Partito Democratico e Rossella Muroni di LeU, per ascoltare, conoscere, farci raccontare quali sono le esperienze migliori di resistenza in questo paese. Lo abbiamo fatto incontrando i lavoratori del call center Almaviva, girando per il mercato di Ballarò, andando a conoscere un'esperienza straordinaria come quella di Moltivolti, un'impresa sociale multiculturale che ci ha ospitato ieri per la nostra prima iniziativa, la nostra prima tappa. Abbiamo deciso di lanciare una sfida ai partiti della maggioranza e al governo perché riteniamo che questo sia il momento di avere coraggio. Pensiamo che l'alternativa a un governo della paura non possa essere un governo che ha paura, che non ha il coraggio fino in fondo di accettare le sfide che il presente mette davanti a noi e di trovare soluzioni all'altezza del futuro. È questo il compito che ci vogliamo dare e per farlo abbiamo deciso di girare l'Italia e mettere assieme le energie migliori di questo paese per contribuire a cambiarlo fino in fondo.